intanto ringrazio ovviamente lei come primo firmatario della mozione, nonché il presidente Boia, che tra l'altro insieme a me ha seguito una parte del percorso relativo a quello che sto per dire. Poi mi associo al discorso del quotidiano tedesco, che tra l'altro tradotto in italiano significa il mondo, quindi diciamo che il mondo non è tutto uguale, come gli italiani non sono tutti uguali, per fortuna, la maggior parte di loro sono delle brave persone. Detto ciò, questa mozione appunto intende stare dalla parte dei cittadini e soprattutto dei commercianti, che sono le prime vittime di usura e di racket. Usura ovviamente è quel fenomeno criminoso che sfrutta, diciamo, un pugno personale di denaro e che quindi viene prestato da questi signori ad un tasso che è oltre soglia, quindi oltre legge, mentre il racket può sembrare la stessa cosa, è proprio l'estorsione con minacce, quindi il cosiddetto pizzo. Dobbiamo precisare una cosa, questo lo volevo comunicare anche ai colleghi, che benissimo la cabina di regia con la Camera di Commercio di Roma, le associazioni di categoria e tutte le realtà commerciali, bene il numero verde, perché comunque anche il numero verde può garantire una sorta di tra virgolette anonimato della persona che ha bisogno di supporto se vittima di usura e di racket, che magari anche lo sportello, no, può creare una sorta di imbarazzo, quando poi l'imbarazzo e la vergogna la dovrebbero avere ben altri soggetti. Per quanto riguarda appunto le buone pratiche, quindi il terzo punto di ciò che viene richiesto in questa mozione, secondo me è la parte più importante. Perché? Perché le buone prassi sono innanzitutto quelle che sto anche io personalmente portando avanti attraverso una sorta di consesso con gli altri municipi, e come è stato già detto da lei Presidente, il municipio tredicesimo è il primo che riapre lo sportello anti-usura, anti-racket, quindi di supporto al cittadino che scusate, ne ha bisogno. Non solo, aggiungo un dato che non è soltanto per le questioni dell'usura, ma anche del sovrindebitamento dovuto, sempre per quanto ovviamente mi compete, al sovrindebitamento dovuto al gioco d'azzardo. Quindi questo sportello, che è il primo tra quelli che vorremmo riaprire sui territori, e che questo purtroppo il fenomeno del coronavirus è un po' rallentato come iter, ma l'intenzione è quella di aprirne molti di più, anche perché i fondi comunque sono pubblici, quelli messi a disposizione per l'apertura e per il funzionamento di questi sportelli, hanno anche una funzione di stare vicino a quelle persone che magari per vergogna o per paura o per qualsiasi altro motivo non trovano un supporto anche dal punto di vista dell'indebitamento per gioco d'azzardo. Un dato molto importante, che è sempre nel terzo punto di questa mozione, nel secondo, è che viene richiesto di istituire un numero verde per informazioni e accesso ai fondi nazionali e regionali. Per quanto riguarda il nazionale, noi abbiamo uno strumento di cui si parla molto poco e che questa amministrazione ha cercato di pubblicizzare in molte forme, ma che è bene sempre ricordare anche in streaming, in Assemblea Capitolina, perché magari i cittadini ascoltano, capiscono e se hanno bisogno possono sapere che c'è uno strumento in più, e si tratta di un fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e del racket, che è stato istituito nel 2011 dal Stato italiano. È un fondo che si occupa raccogliere tutte le doglianze relative appunto all'usura del racket, in cui coloro che hanno un'attività economica e si vedono avvicinare o comunque essere vittime di queste persone, provando la loro situazione, quindi la perdita economica o comunque la minaccia perpetrata, eccetera, eccetera, possono avere un indennizzo appunto, se provato, può restituirgli i soldi perduti e quindi continuare a gestire la propria attività. Non solo, gli fornisce protezione, gli fornisce assistenza legale, gli fornisce assistenza all'interno di un processo per costituirsi parte offesa in un procedimento penale. Quindi questo non è poco, e tutto ciò, lo dico anche ovviamente a beneficio dei cittadini, è possibile azionarlo proprio sul sito del Ministero dell'Interno, perché questo fondo è istituito presso il Ministero dell'Interno e si può appunto effettuare questa segnalazione in un modo semplicissimo tramite PEC o tramite raccomandata per ricevuta di ritorno. Questo è un po' il senso di quello che la mozione intende fare. Ovviamente lo fa
dello stare vicino ai cittadini, soprattutto in questo periodo, ma non solo in questo periodo, purtroppo si può essere vittime di racket o di usura, e quindi, ma soprattutto in questo periodo dove magari l'economia si è un po' fermata, un po' diciamo un eufemismo, e dove il cittadino, il commerciante, l'impresa non sa come poter andare avanti, magari va a ricorrere in forme poco legali, insomma, di sovvenzionamento. E quindi questo è quello che questa amministrazione intende fare. Ringrazio tutti per l'adesione al voto favorevole per questa mozione, e ripeto, questo deve essere uno strumento che non solo in questo momento deve trovare applicazione, ma deve essere strutturale e trovare applicazione sempre, perché questi fenomeni criminosi purtroppo ci sono sempre. Grazie Presidente.